Stazione 41. Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Buonasera a tutti, eccoci qua ritornati per l'ultima volta quest'anno, perché poi riprenderemo a settembre, però vi dico che questo è l'ultimo appuntamento del 2023 prima dell'estate, perché poi il nostro appuntamento di Music Room riprenderà regolarmente nel mese di settembre e quindi con il primo appuntamento d'ottobre. Vi dicevo, l'ultimo appuntamento prima dell'estate 2023, concludiamo alla grande, concludiamo con un ospite che avevamo programmato due settimane fa ma che non siamo riusciti a mandare in onda per questioni attinenti a problemi di salute del sottoscritto. Max Ventura vi saluta, grazie a Foxy per la regia, grazie a tutti coloro che vorranno ascoltare quest'ultimo appuntamento di Music Room. Ebbene, questa sera, anzi no, prima di presentare l'ospite, io ricorderei che siete in ascolto con Stazione 41, potete vedere direttamente live il nostro appuntamento sulla pagina di Facebook di Stazione 41 oppure su mixcloud.com/live/Stazione41. Il nostro numero di telefono è 351-767-2153 oppure 0734-6199-83. Fra poco li vedrete in impressione sulla nostra pagina di Facebook, e quindi chi vuol chiamare e chi vuol telefonare e chi vuol colloquiare con noi potrà farlo attraverso i nostri numeri di telefono oppure attraverso messaggi che potete lasciare sulla nostra pagina Facebook. Grazie, è arrivata Cinzia. Adesso magari la ospiteremo, Cinzia, per... Certamente. No, non vuol parlare Cinzia, vabbè. Buon divertimento, buona musica, buon ascolto con Music Room. Ancora grazie a Foxy alla regia, grazie a tutti coloro che ci sono in ascolto. Adesso presentiamo il nostro ospite. Il nostro ospite di questa sera, concludiamo in bellezza come vi dicevamo, si chiama Matteo Principe. Ciao Matteo, benvenuto al nostro appuntamento di Music Room. Ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie mille. Allora, Matteo Principe viene da Torino. Sei nato residente a Torino oppure sei nato da qualche altra parte e sei arrivato a Torino per musica o per altri motivi? Allora, sono nato a Torino, ho sempre vissuto a Torino. Poi mi sono trasferito nella prima città di Torino, in quel senso sono a Carignano, non sono proprio Torino, quindi un paesino vicino a Torino. Meglio, così sei più concentrato per la tua musica, esatto. Ecco, esattamente, non c'hai contaminazioni esterne, perché Torino poi è una bellissima città, ti può deviare dalla musica, tu stai su questo paesino e quindi ti concentri soltanto sulla musica, stavo scherzando. Allora Matteo... Due parole, pochissimo tempo per presentare Matteo Principe. Matteo Principe è un cantautore, che scrive canzoni per lui, è iniziato tutto quanto per gioco e a un certo punto mi sono ritrovato davvero a scrivere canzoni, quindi a fare anche i conti con me stesso. E quindi con questo scavare sono arrivato a questo primo disco che ho pubblicato recentemente. Quindi diciamo che il primo album è intitolato Bianco e si trova su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 maggio di quest'anno, giusto, del 2023. Quindi ricordate Bianco, Matteo Principe. Adesso sentiamo il primo brano musicale, che tra l'altro non è soltanto un brano musicale ma anche il primo video di questa sera, intitolato Fuori da me, che dobbiamo dire una particolarità, non è nell'album Bianco, poi ce lo faremo spiegare da Matteo perché non è nell'album Bianco ma fa parte dell'album, possiamo dire, di questo lavoro principale che è Bianco. Assolutamente sì. Perfetto. Fa parte Bianco anche se è staccato dal disco. Quindi fa parte del lavoro Bianco, del progetto musicale Bianco, però è staccato dal disco. Primo singolo di questa sera, buon divertimento e buona musica con Music Room e buon ascolto soprattutto. Thank you.
sei. E non chiamarmi amore, non c'è più spazio dentro me. Lascia andare via, dimentico chi sei, ma come questo vento mi travolgi ancora, non guardi indietro, resti lì, se la perdi. Eccoci qui, ritornati in diretta con Matteo Principe e il suo primo brano che abbiamo ascoltato, singolo registrato nel 2022 intitolato Fuori da me, live session. Matteo, raccontaci perché fa parte del progetto Bianco, ma perché non è inserito nell'album? Allora, dovete sapere che il mio progetto personale nasce nel 2019. Io avevo iniziato forse con un altro genere, tendente più al pop. A un certo punto mi sono reso conto che la mia strada era qualcosa di diverso e il periodo del Covid mi ha dato l'opportunità, se così vogliamo chiamare, l'opportunità di rallentare e di mettersi un attimino lì a pensare, a rivedere il proprio sound. E mi sono reso conto che io ho una matrice rock e ho iniziato a rivedere, a prendere alcune canzoni che avevo scritto in passato, comunque. Tra l'altro Fuori da me è una canzone che ho scritto parecchio tempo fa, e nel 2022 c'era stato l'interesse di un'etichetta che è la Mayonnaise Project, con cui ho fatto uscire il primo singolo, e questo è stato, diciamo, un incipit per lanciare, diciamo,
il mio nuovo forse vecchio tra virgolette sound. Che è il rock. Io mi ci rivedo e mi ci riconosco, ho questa matrice, e da lì è arrivato Bianco insieme all'Alca Records di Massimiliano Lambertini, che saluto, e c'è stato il suo interesse, e da lì abbiamo iniziato a collaborare insieme e a portare avanti questo tipo di sonorità. E quindi diciamo che quel brano è stato staccato per un motivo semplicemente tecnico, nulla di più, nulla di meno. Anche noi salutiamo l'Alca Record Label, che è l'etichetta che ha sponsorizzato e che comunque ha dato l'opportunità a Matteo di registrare questo album Bianco, formato da 10 pezzi. Ora, Fuori da me, come dicevamo, matrice rock. Chi è il chitarrista che ti ha accompagnato nel video? Il chitarrista è Alex Catania, con cui ho scritto praticamente tutte le canzoni che sentite. Tra l'altro, se non ci fosse stato lui, tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi il mio compositore di fiducia, polistrumentista, pianista, chitarrista, in passato ha lavorato anche con Eugenio Finardi. E dove l'hai lasciato questa sera, scusa? Purtroppo non potrei, è sempre pieno di lavoro. Quindi mannaggia. Vi saluta, quindi c'è, quindi faccio. Vabbè, io. Lo salutiamo anche noi, come se ci fosse, insomma, no? Quindi parli tu per tutti e due. Assolutamente, sì. Allora, video artigianale, credo che sia stato fatto da te, girato da te. Allora, il video è stato registrato, è stato filmato da Stefano Priola, colui che si occupa di tutte le copertine, di tutti i video che ho pubblicato, quindi diciamo che è un qualcosa fatto tra colleghi, ecco, sì. Diciamo, lui si è occupato del... Beh, molto... molto sintetico, molto, molto diretto tra te e il chitarrista, quindi non c'è possibilità di divagare sul tema. Assolutamente. Anche il video, infatti, abbiamo proposto una live session anche per far vedere, far capire che è musica suonata. Esatto. L'aspetto live più che fare un essenziale video. Insomma, essenziale. Termine sì. Essenziale, quello mi sembra più giusto. Senti, di che parla Fuori da me? Fuori da me parla, sembra una canzone d'amore, lo è anche, ma non è soltanto una canzone d'amore. E quando qualcuno sente l'esigenza di scacciare fuori qualcosa, che sia dentro, ma anche che ci sta a fianco, intorno. Quindi è semplicemente un salto, un tuffo nel vuoto, quindi con questo urlo, quindi con questo gesto anche di mettere le mani avanti e provare a avere coraggio e provare a percorrere la propria vita con tutti i problemi del caso, ecco, con tutti i problemi del caso. Quindi questo Fuori da me potrebbe essere sicuramente qualcosa legato a una storia d'amore tra un uomo o una donna, o comunque una coppia in sé, ma è anche qualcosa che è un amore per se stessi. Bene, anche qui è essenziale la tua spiegazione, abbiamo capito Fuori da me, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito. Ora facciamo un tuffo nel passato. Ritorniamo quando Matteo era piccolo, insomma, che cantava. Quando hai iniziato a cantare? O hai suonato qualche strumento? Suoni qualche strumento? Assolutamente, io ho una storia un po' strana con il canto, nel senso che io ho iniziato a suonare la batteria a 12 anni attraverso un disco che mi fece ascoltare mio padre, che era dei Deep Purple ed era Made in Japan del 1972. Vabbè, che ci siamo cresciuti tutti quanti con Made in Japan. C'era Foxy, adesso ti racconto un piccolo aneddoto. C'era Foxy che Made in Japan, lui non suonava la chitarra ma faceva finta di suonare la chitarra, e a casa sua ci avevamo un vecchio stereo con due casse piccoline, ma dallo stereo suo Made in Japan lo sentivano fino a Piazza del Popolo, cioè a distanza di chilometri quella. Sempre solamente quella, quindi lo sentivamo in continuazione fino a quando non l'abbiamo imparato a memoria, quindi ci siamo cresciuti. E quindi tuo padre ha inculcato te un suono dei Deep Purple che è fantastico. Assolutamente, io non conoscevo assolutamente il rock, io volevo fare, a dire la verità, tra gli 11 e i 12 anni volevo fare il DJ. All'epoca ascoltavo un gruppo britannico che si chiamano The Prodigy, e mi piaceva il suono della sua batteria, e mio padre mi ha detto: ma aspetta, ti faccio sentire io un vero batterista. Eccolo. E fare questo disco, e da lì io mi sono reso conto, ho detto: ma che cos'è questa musica? E lì è nato l'amore
la batteria, e quindi ho studiato per tanti anni lo strumento, l'ho fatto anche per un periodo per mestiere, ogni tanto mi capita ancora di farlo, e poi a un certo punto ho incontrato Alex Catania, con cui lui ha visto in me del potenziale. Io non avevo mai cantato prima, neanche scritto canzoni. Quindi tu suonavi soltanto la batteria? Suonavo soltanto la batteria. Lui mi aveva anche sentito così canticchiare in sala prove, così, ma in maniera giocosa. Ha detto, ma perché non facciamo qualcosa insieme? E da lì è nato tutto, e da lì è nata la passione anche per il canto, soprattutto per la scrittura delle canzoni. E per me è stato un secondo rinnovamento nella musica, quindi mi sono trovato in un altro ruolo. Certo. Quindi è tutto un percorso personale, così dettato al caso, anche se per me il caso non esiste. Senti, ma qual è il genere che ti piaceva quando eri ragazzino, che hai iniziato a suonare la batteria, oltre a Made in Japan e Deep Purple? Io pensavo che Foxy l'avesse smaniato per questo Deep Purple e l'avesse messo in sottofondo, ma non ha compreso qual era. No, non l'ho fatto perché ci avrebbero tagliato. Ah, ok, vabbè, perfetto, perfetto. No, perché abbiamo problemi di diritti d'autore, allora ci sono delle volte che la diretta viene tagliata, allora per evitare il taglio della diretta preferiamo legare soltanto esclusivamente la puntata all'artista. Quindi che cosa ti immaginavi quando avevi 12 anni? Cioè incominciavi a suonare la chitarra, la batteria, e il genere musicale era chiaramente quello rock, ma il rock è quello duro. Ti immaginavi di far parte di un gruppo, o ti immaginavi un'escalation del genere trasformandoti in cantante pure e semplice? No, non me lo sarei mai aspettato, perché io ancora oggi ho la passione per la batteria, ma sento che il canto è quel più, che non è dettato da qualcosa che è nato da un ascolto. E a un certo punto io mi ci sono ritrovato a cantare, e da lì ho detto, caspita, allora forse sono un batterista, ma forse sono... canto anche bene. È stato così. Io mi sarei sicuramente immaginato in un gruppo, ho fatto parte di tanti gruppi dell'Interland torinese, ho suonato tanto in giro, ma sempre dietro i tamburi, quindi vedendo sempre il cantante davanti alle spalle, sì. E non avendo mai nessun tipo, ma chissà, forse potrei fare il cantante. Non ci hai mai pensato? No, assolutamente. Quindi lo scopritore, così possiamo definirlo, è? Alex Catania, assolutamente. Alex Catania, che ti ha scoperto come cantante. E non ha fatto male, insomma. Ha visto lungo, ha visto. Non è solo il batterista, ma ci ha visto lungo. E questo quando è iniziato la trasformazione da batterista a cantante? A che età? Ho iniziato a cantare a 27 anni. Ho iniziato tardissimo, tardissimo. C'erano stati dei segnali. Perché dovete sapere, ci sono stati veramente dei momenti dove io poi a un certo punto mi sono reso conto, dove in certi frangenti della vita mi sono ritrovato a cantare, ma così per gioco, e la cosa funzionava anche, ma io forse ero un po' tonto e non me ne rendevo conto. Cioè non ti sei buttato, non ti sei offerto come cantante, nel senso No, assolutamente. E a un certo punto ho proprio impattato nel canto, perché è iniziato tutto per gioco, vediamo dove ci porta questa cosa. Abbiamo fondato, tra l'altro, insieme anni fa un gruppo insieme con Alex, e da lì io personalmente ho imparato a cantare, stare su un palco, fare la gavetta su un palco, ma soprattutto scrivere canzoni. E da lì ho iniziato a conoscere la musica italiana. Io personalmente arrivo da musica estera, di Parco, Led Zeppelin, Black Sabbath, gli Emerson, Lake & Palmer, tutta la parte anni 70 sono un fan. E poi a un certo punto ho iniziato a conoscere Piero Ciampi, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato, tutti cantautori che parlavano sempre degli angoli bui dell'essere umano, quindi andare a cercare di rovistare all'interno dell'animo. E lì io prima mi sono spaventato, poi ci ho ripensato e ho detto, bello, bello, perché poi quando passi quel momento di paura, tutto diventa bellissimo. E per me è stato un secondo rinnovamento, non avrei mai pensato, né forse non ero neanche in grado di capire la musica italiana, prima d'allora. Bella, bella storia, questa è una bella storia che adesso interrompiamo un attimo per ascoltare
il primo brano tratto dall'album effettivamente bianco, intitolato 00.56. Poi ci spiegherai perché questo codice, che riferimento a questo codice. Adesso, con calma, prima ci sentiamo il brano e poi ci spieghi un po' tutto e poi ritorniamo a parlare della vita di Matteo Principe, perché la vita di Matteo Principe è variata, comunque sempre matrice rock, giusto? Fin dall'inizio. Assolutamente. Sempre, assolutamente matrice rock. Allora, sentiamo, noi siamo pronti, Foxy, puoi andare. Ma ora, cominciamo. Eccoci. Eccoci. Abbiamo scoperto perché si chiama 0056. Dura 56 secondi. Ecco. Matteo, io stavo pensando alle tue frasi che hai scritto di presentazione dell'album bianco, quindi mi sono un attimo divagato in questa musica. Allora. Raccontaci questo pezzo, perché è un pezzo un po' particolare, quindi ha bisogno di una spiegazione da parte del suo autore, in modo che possiamo comprenderlo esattamente. Ok. 0056, come avete detto, a parte che è un'introduzione che ha libera interpretazione, ma per i più curiosi 0056 sicuramente è anche il numero il minutaggio della traccia, e io lo vedo personalmente come un percorso, un tunnel buio, dove a un certo punto si arriva al fondo e c'è questa voce narrante che è la mia, che a me piace molto la teatralità nelle cose, quindi bianco io lo vedo molto come un concept, quindi per presentare il disco ho detto allora cominciamo, e parte poi il brano successivo. Questa è l'introduzione dell'album bianco. A me piace la frase che tu hai scritto per presentare il tuo album. Tu dici: un disco umanista, a detta del cantautore, dove al centro c'è la persona con tutti i suoi perfetti difetti. Perché molto probabilmente senza quelle spaccature create dai difetti non avremmo una storia, niente da raccontare. Ed in quelle storie ci troviamo, ci perdiamo per poi ritrovarci di nuovo. Per me la musica è questo, un punto di contatto. Per quanto tutti ne siamo, noi siamo diversi, con storie diverse e fruiamo di una canzone in modo diverso, la musica ci unisce in un collettivo, il collettivo umano. L'album bianco non vuole insegnare niente, vuole semplicemente vivere. Una frase molto complessa che spiega tutto l'album e che io ti rimetto a te per spiegarci un po' l'essenza dell'album e quello che volevi intendere. Assolutamente, parto dalla fine. Bianco non vuole assolutamente insegnare niente, vuole semplicemente vivere. Lo sprono e le persone che avranno piacere di ascoltare il disco, spero che si possa capire che è un disco fatto da non per raccontare la mia storia, ma la storia di una persona. La storia di noi esseri umani, non come collettivo. Per me la musica è sempre stato un qualcosa che mi ha accompagnato nella vita e mi ha aiutato anche nei periodi di crisi. E la musica mi ha accettato per quello che ero. Una persona con dei difetti, una persona come tutti sbagliata, ma in quegli sbagli c'è la storia. Perché se noi fossimo persone perfette, molto probabilmente, è una mia opinione, non avremmo niente da raccontare, nulla da dire, niente da tramandare. Cosa raccontiamo alle persone che verranno? Che siamo stati persone perfette? Perfette, certo. Quindi diciamo semplicemente questo, quindi uno sprono a vivere la vita nella maniera più libera possibile, per parlare di libertà, ecco, di dire
andiamo bene così. E quindi ho cercato io di personalmente di metterci la faccia e di essere testimone, perché è tutto quello che personalmente mi è accaduto negli ultimi 10 anni, dove c'è dentro di tutto. Ci sono dentro persone che non ci sono più, amori finiti, momenti di pura gioia, c'è di tutto. Ci sono tutte personalmente le mie spaccature. Ecco. Esatto, quando parli di spaccature create da difetti, ti riferisci a quelle che sono le debolezze umane in generale? Assolutamente, mi piace vedere questa cosa come... Avevo letto recentemente dei vasi di porcellana giapponesi che, se si frantumano, anziché buttarli, loro cercano di recuperarli colorandoli e appiccicando pezzo per pezzo un filamento di oro placcato. E questa cosa è bellissima perché diventa un qualcosa di nuovo, rimettere a posto i pezzi, soprattutto diventa qualcosa di valore. La spaccatura per me è un momento di crisi, crisi vuol dire ricerca, e da questa ricerca nasce l'esperienza. Si nasce, certo. O quantomeno si rinasce dalla crisi, e quindi dal concentrarsi per poi poter rinascere o rinnovarsi anche addirittura. Bene, allora l'introduzione l'abbiamo ascoltata a 0056-56 secondi, adesso ci sentiamo il primo brano, questo possiamo definirlo il primo brano di Matteo Principe, che è intitolato Consumato. Consumato, dobbiamo dire che Consumato, questo primo brano, è l'anticipo singolo che chiaramente ha anticipato, vabbè, questa è una ripetizione del termine, l'uscita dell'album Bianco, quindi è il primo singolo che è uscito, è intitolato Consumato, giusto? Giustissimo. Ecco, hai fatto uscire questo brano perché è il primo in ordine dell'album, o perché c'è qualcosa
che ti legava o era particolare e doveva essere questo brano ad uscire per primo? È un'ottima domanda. Penso che era il brano, secondo me, che era migliore per presentare questo disco. Era un brano che, secondo me, lo sentivo già come singolo, ma essendo che soltanto personalmente, Bianco lo vedo come un concept, lo vedo molto legato a Fuori da me, che... e quindi diciamo che lo vedo come la prosecuzione. Esatto. La prosecuzione. Quindi, c'è quel momento dove io ho fatto questo colpo di reni e poi a un certo punto mi immergo nella vita e quindi con tutti i rischi del caso provo e si prova a vivere. Non è facile, assolutamente non lo è, anzi ci si consuma, ma è comunque fa parte del nostro percorso e quindi con un minimo di coraggio si prova a fare del proprio meglio. Quindi Consumato è un po' spavalda così perché è il momento successivo a Fuori da me. Ok, quindi hai spiegato già anche il contenuto il testo del brano. Prima di proseguire il nostro discorso, volevo ricordare e salutare due ospiti che hanno già mandato un messaggio per Matteo. Si chiamano Lino Daniello e ti saluta dicendo grande Matteo, e Cristian Gentile che ti dice grande bro. Adesso, il termine bro non è un termine più legato al trapper, al rap? È vero, io personalmente mi sento molto legato alla scena, alla scena odierna, a parte che Cristian, tra l'altro sia Lino che Cristian saluta, ma specialmente Cristian in questo frangente che sta parlando del bro, perché io e lui ci conosciamo, è mio cugino, quindi ci conosciamo da tutta la vita. Allora, quindi possiamo dire che bro non è la terminologia che utilizza come musicista rock, ma è come fratello, insomma, esatto. Ciao fratello. E ci siamo sempre... chiamati così, anzi brother proprio in questa maniera. Quindi poi è nata la moda del frate, del bro, dello zio e quindi sì, certo. Tutta questa terminologia che si usa adesso, ma noi ci chiamavamo già così all'epoca. Ok, noi abbiamo ospitato un ragazzo giovanissimo di Napoli che era un rapper, però anche noi chiamava bro. Anche Foxy l'ha chiamato bro, capito? All'inizio non riuscivamo a capire bro questa terminologia, poi abbiamo capito che era un termine utilizzato dai trapper e rapper per chiamare brother, fratello in inglese, quindi un'abbreviazione del fratello in inglese. Questa è stata molto carina. Però voi a quel punto lì, bro significa come fratello, come Cristian, quindi salutiamo Cristian Gentile che ha voluto partecipare, anche lui sta partecipando e sta guardando la trasmissione diretta. E diciamo anche che chi volesse intervenire può chiamare lo 0734 61 9983, che è il numero di Stazione 41. Senti Matteo, noi abbiamo detto che il primo singolo ad uscire dell'album è Consumato di Bianco, però tu nel 2019 hai fatto uscire altri singoli durante, prima della pandemia. Sì, assolutamente. Come primo brano in assoluto è uscì Dove si va, che è un brano a tutti i brani sono legato. Quello è stato un momento molto particolare. Io non avevo mai fatto niente a nome mio, era un momento di transizione, di profonda crisi e Dove si va anche lì parla sai come si dice quando si dice dove si va? Dove si va? Esatto, dove si va questa sera? Quindi mi è venuta l'ispirazione di scrivere una canzone del prendere una direzione, la direzione mia, personale, no? Musicale intendo. Perché quindi, tu hai parlato di un momento di crisi, perché un momento di crisi? Momento di crisi perché facevo parte di un gruppo che si chiamavano Gli Etimo e abbiamo suonato per tanti anni insieme, dove lì ho imparato veramente a fare il cantante. E questo progetto non è andato e quindi mi sono ritrovato da solo. E quindi quando scrivi musica insieme, in qualche modo ci si supporta, ci si trova comunque il collettivo. A un certo punto direi, ma chi è veramente, tra virgolette, chi è veramente Matteo Principe? E allora lì mi sono messo in gioco e ho continuato per la mia strada e quindi il primo brano ho provato a scrivere Dove si va? Era un inizio di questo percorso. Ero in crisi perché non l'avevo mai fatto da solo.
Sempre con sicuramente la collaborazione di Alex, perché c'è sempre stato, però lì è stato un momento dove anche con lui, diciamo, sono stato abbastanza pesantino, perché ho detto prova questa volta a sostenere quello che io ho in testa, provare a tirare, anche se possono essere delle idee brutte o che non siano efficaci, dammi una mano tu con le tue sapienti conoscenze. E così ha fatto, sia da amico che collaboratore. Quindi questo è il primo singolo da solista, Dove si va. Poi sì. Il 19 marzo 2020 e il 17 luglio 2020, in piena pandemia, sono usciti altri due singoli, intitolato sì. Mi basterò e Semplice. Sì. Questi sono altri due singoli che tu non hai... inserito nell'album, possiamo dire, perché sono completamente differenti, ma sempre matrice rock? Sì, la matrice, diciamo che l'imprinting un po' è quello, non è, è qualcosa di diverso. All'epoca, in quel momento io cercavo un sound tutto mio, era un momento veramente di profonda ricerca. Arrivò l'opportunità di pubblicare con un'etichetta milanese, Richville, che mi diede l'opportunità di pubblicare sia Mi basterò che Semplice. E poi a un certo punto il problema è stato il Covid ha fermato tutto. Infatti Mi basterò è uscita proprio in quel periodo. Esattamente, sì. Nel Mi basterò mi sembra che è del 19 marzo. Quindi siamo in lockdown. Esatto, eravamo in lockdown. Era stato già programmato tutto, quindi sia Mi basterò che Semplice, che uscì poi il 17 di luglio. E però mi sono trovato bloccato, non ho potuto fare concerti, non ho potuto fare promozione per quello che potevo fare live, ecco, perché io ci tengo a fare musica dal vivo. E quindi, però questo, in quel frangente, con tutto questo casino che è successo, mi ha dato, come dicevo prima, l'opportunità di riflettere e di capire la direzione da prendere. Che non era quella di questi brani a cui io sono davvero molto legato, perché senza quei brani, senza Dove si va, Mi basterò e Semplice, non avrei capito che cos'era importante per me. E quindi questo mi ha dato del tempo, veramente un lunghissimo tempo, per poter rivedere, riassettare e scrivere nuova musica. Hai risposto già alla mia domanda, è una domanda retorica che ti faccio, ma il periodo Covid, come l'hai trascorso, come l'hai passato? Quali sono stati i tuoi sentimenti sul futuro? Sì, sì. Che cosa hai pensato? Cioè, si va avanti, non si va avanti? Come faremo a suonare musica? Assolutamente. L'inizio è stato un momento di sgomento, perché penso che nessuno, compreso me, si aspettava una cosa del genere. Non si aspettava che nel 2020 potesse succedere una pandemia globale così. Se ne era parlato, però parlare un conto, farla e cadere e subirla sulle nostre spalle un altro. Esatto. Quindi l'inizio è stato veramente, sono rimasto molto perplesso, cioè non mi aspettavo che sarebbe durata così tanto, perché poi gli strascichi sono andati, come tutti quanti sappiamo, non è finita nel 2020, ma c'è stato un lunghissimo periodo. Però a un certo punto, dopo lo sgomento, dopo, diciamo, questo momento di sconforto, ho detto, sai che c'è, forse ho bisogno di tempo. E quindi ho cercato di fare del mio meglio in quel periodo, anche perché era un periodo dove tanti artisti parlavano di nuovo umanesimo, di nuovo rinascimento. E penso che quella sia stata un'occasione per tanti, per fare i conti con i propri demoni, perché siamo tutti sempre molto presi dalla velocità di fare questo, fare quell'altro. Esatto, non ci siamo mai fermati fino al 2019, fino al 2020, e poi ci hanno fatto fermare di botto per pensare a noi stessi, sulla nostra vita. Assolutamente, difatti molti artisti, hanno letto tante interviste, che hanno veramente fatto fatica, perché dicevano io scrivo perché sono in mezzo alle persone, perché sono in giro, racconto, cerco di testimoniare quello che succede, e adesso cosa faccio? Quindi è stato per tutti un momento di fermo, che se poteva essere un'occasione, chi ne ha, diciamo, ripeto, non dico beneficio, perché non c'è nessun tipo di beneficio, però fare quello che si poteva fare in quel periodo, e per me è stato un momento di stacco, di opportunità, visto che tutti quanti eravamo fermi, non c'era possibilità di scampo, l'ho detto allora investo su queste nuove canzoni, e così è stato. Senti Matteo,
volevo farti una domanda, però me la riservo per dopo. Adesso abbiamo Sfera di Cristallo, sentiamo un po' di musica dall'album Bianco di Matteo Principe, sentiamo Sfera di Cristallo e poi ti faccio la domanda se in relazione alla nuova vita di cantante, se sei un autodidatta oppure hai incominciato a studiare presso qualche scuola o hai frequentato qualche corso di canto. Adesso però sentiamo Sfera di Cristallo. Eccoci qua, ritornati in diretta su Music Room, su Stazione 41, come ripetiamo ancora l'ultimo appuntamento prima dell'estate 2023 per poi riprendere gli appuntamenti con Music Room direttamente nel mese di settembre. Quindi se volete scrivere e volete mandarci le vostre adesioni per il settembre potete utilizzare la mail live@stazione41.it. Grazie ancora a Foxy e alla regia, grazie a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento. Abbiamo come ospite, lo ripresentiamo per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, Matteo Principe, cantante rock, possiamo definirti cantante rock, perché chiaramente i pezzi che stiamo sentendo sono di matrice
rock pura, e questo è in dubbio, è fuori ogni dubbio, e abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando l'album, il primo album di Matteo intitolato Bianco, e il brano che abbiamo ascoltato in questo momento è Sfera di Cristallo. Ora raccontaci, Matteo, Sfera di Cristallo, come è originata e qual è il senso della Sfera di Cristallo? Sfera di Cristallo, diciamo che è un gioco di parole in qualche modo. Io lo vedo come... avete presente i souvenir che si prendono tipo a Venezia, che ci sta dentro il monumento, ecco, la neve, esempio, in situazioni, diciamo così, quella, diciamo l'ampolla del souvenir, no? E quando si vive una relazione, in qualche modo si è dentro una bolla, si crea un micromondo, ecco, che quando le cose finiscono di per sé, ci si confronta con gli amici... però, a parte tutto, bisognerebbe sentire ambo le parti, però si fa sempre fatica a spiegarsi, a far capire veramente che cosa si prova, e in questo frangente in qualche modo alla fine ci si ritrova da soli, ma è inevitabile, perché la relazione tra due persone è un qualcosa di unico, un qualcosa di magico, è un qualcosa di completamente incredibile da spiegare, perché si va in un settore che sono i sentimenti sono invisibili, quindi l'unico modo che puoi avere a che fare con i sentimenti è ascoltarsi e ascoltare. E quindi Sfera di Cristallo parla di questo, ma anche della sfera di cristallo, del aver paura del futuro e dire chissà come andrà, chissà cosa succederà, vorrei avere una sfera di cristallo per vedere cosa succede nel futuro. Però ho pensato di scrivere infatti questa canzone per sconfiggere l'ansia, sconfiggere la paura, per dire ma che bello, io non so ancora niente, è tutto ancora da scrivere, che palle il fatto di dover sapere già tutto quanto, quindi mi voglio meravigliare, voglio andare incontro alla vita e avere nuove emozioni, meravigliandomi semplicemente. E quindi lo sprono è questo, diciamo, è a non guardare, a non voler sapere come andrà, ad aggiustare sempre tutto quanto, a mettere tutto quanto a posto. Proviamo a vivere nella maniera più tranquilla possibile e ad accogliere i sentimenti, tutto quello che viene. Alla fine poi tanto faremo i conti alla fine della nostra storia, quindi dobbiamo soltanto stare lì e goderci il viaggio. Certo, nello stesso tempo è bello avere una sfera di cristallo per poter vedere quello che accadrà, però chiaramente poi sarebbe tutto scontato, come dicevi tu, no? Quindi certo, la vita non si affronterebbe con quella passione, con quelle delusioni, con quella tristezza, allegria che potrebbe dare vivendola giorno per giorno, ma sarebbe scontato, quindi sarebbe una noia poi, esatto, alla fine. Esatto, perché noi se sappiamo il futuro, quindi faremo anche un certo tipo di scelte, ed è vedere anche... Il futuro significa, diciamo, pilotarlo, e invece quindi sempre accostare la paura da qualche parte, ma invece spaventarsi, avere paura è fondamentale, sbagliare, riprovare ancora una volta, ancora un'altra volta, il giorno dopo, è bellissimo, perché come dicevo prima, se no non avremo nulla da raccontare. Nulla da raccontare. Sarebbe già scontato tutto fin dalla partenza, insomma, fin da adesso sarebbe scontato tutto. Quindi dobbiamo raccontarci la vita vivendola, eccolo così, questo è il concetto. Senti Matteo, allora, tu sei passato a cantare così, scoperto dal tuo amico Alex Catania. Ma poi hai frequentato delle scuole o sei un autodidatta? Allora, come dicevo prima, all'inizio io nasco, diciamo, con questa cosa del canto, nel senso che non nasco con il fatto di voler cantare. Penso di essere intonato, e quindi diciamo che all'inizio è stato un gioco. A un certo punto non basta, serve preparazione. Sono andato per un periodo da un insegnante, cercando di capire di che cosa si trattava, cosa voleva, come posso dire, cosa voleva dire cantare e anche soprattutto non farsi male in performance, e quindi lì ho imparato, e a un certo punto poi sono andato per la mia strada. Diciamo che la gavetta, il fatto di stare su un palco, il fatto di gestire il pubblico, ecco, il gruppo che avevo all'epoca mi ha dato l'opportunità di imparare questo mestiere. Però
Quindi ti è riuscito molto bene comunque questo mestiere, anche perché tra l'altro sei anche un animale, dobbiamo dire un animale di palcoscenico. Tu stavi parlando che a te piace i live, piacciono fare i live, perché ovviamente lo sfogo del cantante, soprattutto di chi fa rock, ma poi in genere di tutti i cantanti, lo sfogo naturale è il palcoscenico. Ora, assolutamente. Adesso la domanda è ovvia, è scontata. Quali sono i live che hai in programmazione per quest'estate? Se ci sono in programmazione. Allora, c'è stato già qualche live da inizio dell'uscita di Bianco. Tra l'altro ieri è stato fatto un concerto a Torino proprio per la raccolta fondi per Emergency per l'Emilia Romagna, cui ho fatto parte. Adesso si sta creando un calendario partendo da settembre, quindi diciamo che non riesco a dare adesso un quadro preciso. Quadro preciso, ma sicuramente tra poco arriverà qualcosa e sono contentissimo finalmente di iniziare. Tra l'altro ci tengo a dirlo a voi, a settembre sarò all'Ariston perché ho passato le semifinali, diciamo le finali regionali di Sanremo Rock, e quindi sono tra i finalisti che rappresentano. Noi facciamo tifo per te, Matteo, quindi stai tranquillo che Stazione 41, oltre a mettere in rotazione i tuoi brani dell'album Bianco, sicuramente quando ti vedremo all'Ariston faremo tifo per Matteo. Grazie, che ci ha anticipato di essere finalista all'Ariston al Sanremo Rock. Esatto, sì, sì. Vorremmo vederti a Sanremo effettivamente, cioè qualche un po' di musica fatta bene, un po' di musica tosta vorremmo sentire, ecco. Io andrei subito, quando dove si firma? Vado subito. Ecco, esatto, va bene, noi ti accompagniamo con la musica di Stazione 41. Il brano che presenterai è un brano di Bianco oppure è un brano inedito che tu hai riservato proprio per il Sanremo? Allora, mi sto confrontando con Alex su quale brano portare, ma sicuramente sarà un brano che avete già sentito, quindi penso, poi vedremo, chi lo sa, chi vivrà vedrà, ma esatto. Non penso che sia tempo per scrivere un altro brano. Non vogliamo svelare assolutamente nulla, quindi questa è una sorpresa che Matteo ci dà in anteprima su Stazione 41. Sarà un brano di Bianco? Non si sa. Sarà un nuovo brano? Non si sa nemmeno quello. Sicuramente Matteo Principe sarà lì insieme ad Alex Catania, ovviamente il tuo partner è indispensabile, al 50% ci deve essere lui, la chitarra elettrica. Bene, allora andiamo avanti con la nostra musica, andiamo avanti con l'album di Matteo intitolato Bianco, con Amore Infinito. Questa volta parliamo d'amore, Matteo? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, parliamo di amore. Due rette non si incontrano. Ma si può immaginare che in un punto lontano nello spazio poter credere che prima o poi vi si incontrino là nell'infinito. Cercare risposte in me, che più forte è stata la mia fede, più rumore ho fatto cadendo, dicevano che sarei potuto andare ovunque, e mi son chiesto se fosse possibile immaginare un'inversione scheggia impazzita di una stella che si sfida in orbita, forse più là, ad un passo oltre il nulla, troveremo il punto giusto, splendere. Giungersi nello spazio come due rette
Amore infinito di Matteo Principe, tratto dall'album Bianco. Matteo, amore infinito, c'è qualcosa di personale? Sì, diciamo che in questa canzone... No, perché noi vogliamo, siamo curiosi, capito? Allora vogliamo sapere tutto e vogliamo portare a conoscenza i nostri radioascoltatori degli affari degli altri, in questo caso di Matteo. Allora, Amore Infinito è nata in pandemia, è nata proprio in quel periodo lì dove eravamo tutti quanti a casa. Io stavo guardando, sono un appassionato di documentari, e stavo guardando un documentario dove c'era uno scienziato dove spiegava qualcosa sullo spazio, non mi ricordo adesso di preciso cosa, di cosa stava parlando, ma a un certo punto fa l'esempio delle rette parallele che non si incontrano, lo sappiamo tutti, a un certo punto però si può presurre che in un punto, chissà dove, nell'infinito, si possano poi a un certo punto intersecare. E questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo, no? E quindi ho iniziato a scriverci un testo, no? È come un, non lo so, capita nella vita, quando si incontra qualcuno, per, diciamo, deviazioni ci si incontra, per un caso, quando... E la vita è strana, se ci pensiamo un attimino, perché davvero non ci conosciamo e a un certo punto così, per puro caso, per situazioni ci frequentiamo e a un certo punto ci possiamo anche di nuovo perdere. Certo. E quindi diciamo che sicuramente parla in maniera molto romantica di questo, ma è anche un modo per qualcuno che non c'è più, anche l'augurio di poterci ritrovare da un'altra parte, chissà dove, diciamo. Un giorno, in un mondo diverso, oppure quando all'infinito, quando arriveranno queste due linee parallele che si incontreranno. Infinito come destinazione. Come destinazione, sì, esattamente, come destinazione. Senti Matteo, adesso hai parlato di scrittura e veniamo un po' a qualche domanda in relazione alla scrittura dei testi. E domanda che noi facciamo sempre ai nostri ospiti è... Come scrive Matteo? Scrive prima la musica o scrive prima i testi? Ah, bella domanda. Allora, ci sono state delle volte, non ho un ordine preciso a dirlo, ci sono state delle volte dove mi sono fatto ispirare dalla musica, forse perché nasco prima di tutto come musicista, quindi ho un orecchio, diciamo, propenso all'ascolto. E poi ci sono state delle volte dove ho scritto e mi è capitato addirittura di scrivere delle volte delle canzoni e non capire di cosa stavo parlando e poi mi sono reso conto molto, ma molto tempo dopo di cosa stavo parlando. Era quasi come se fosse... In trance. Sì, esatto. Come avessi scritto il testo in trance senza comprendere. Però adesso facci capire concretamente. Allora, tu ti metti sulla tua scrivania, hai un posto preciso dove scrivere musica oppure qualsiasi posto è buono? Hai uno studio tuo? Allora, premetto che ho uno studio mio, però veramente non c'è un ordine. Può essere che a un certo punto sono al pianoforte e mi viene in mente qualcosa, può essere che un momento sto avendo una conversazione con un amico e a un certo punto prendo il telefonino. Ecco, negli ultimi tempi mi capita tantissimo, ma veramente tanto, non avrei mai pensato, ho abbandonato quasi la penna. Per il telefonino sono pieno di appunti dove cose scritte e registrazioni. Difatti questa cosa mi ha rincuorato quando ho visto e ho letto soprattutto una video intervista di Paul McCartney dove parlava del fatto che nel suo ultimo disco, forse penultimo, ultimo disco, parlava del fatto che lui è pieno di memo vocali sul suo iPhone dove ha preso queste canzoni e gli ha dato vita e ho detto caspita. È proprio come faccio anch'io, molte volte io sono pieno di canzoni sul telefono o pieno di idee che rimangono lì, molte volte le perdo anche e quindi col telefonino io molte, non lo so, sento che sono più nel flusso di coscienza, ecco, più che la penna, non so, mi rendo conto che è un po' strana, difatti molte volte... Beh, no, non è strano assolutamente perché la tecnologia oggi ti rende la possibilità, magari hai qualche nota, un motivetto che... tu vuoi o che ti ronza in testa, prendi il cellulare, magari canticchi o fai quella base musicale con la voce per poi riprenderla al pianoforte. Questo è, non è una cosa eccezionale, anzi, oggi abbiamo il cellulare, quindi la penna, purtroppo, la penna e carta passano in secondo luogo. Oppure potrebbero passare in primo luogo nell'ipotesi in cui tu hai la penna e la carta e dici adesso devo scrivere subito perché sennò mi sfugge l'idea. Sì, è proprio il fatto di avere il telefono, ce l'abbiamo sempre, è quasi anche l'immediatezza del prendo, ok, certo. Lo metto,
po', appunto. Quindi viene veloce. E poi delle volte invece mi capita che sono, come dicevo prima, al pianoforte e quindi ho l'opportunità di prendere una penna e scrivere quello che ho in testa. Però diciamo non c'è veramente un ordine. Mi capitano lunghi periodi dove non scrivo niente, non sono una macchina che si mette lì e dire ok, come leggevo in alcuni artisti che riescono a scrivere tot canzoni al giorno, magari, per me non è così, è come se a un certo punto spuntasse un fiore, boh, a un certo punto è nata la canzone, benissimo, c'è questa canzone qua, poi... perché credo anche nel flusso di coscienza, non lo so, io nelle ricette non ci credo molto, capisco la tecnica, capisco che ci possano essere delle regole, però non lo so, sento che poi viene a mancare qualcosa, tutto qua. Sì, senti, quindi se noi dovessimo aprire il cassetto della tua scrivania o l'armadio della tua stanza dove componi, non troveremmo tanti altri brani rispetto a Bianco, oppure hai qualcosa accantonato che sì. Puoi riprendere, sì? Sì, ci sono tante altre canzoni, assolutamente, sì, che prima o poi farò... diciamo che infatti in Bianco è stata più una selezione. Una scelta, diciamo una scelta. Erano brani a cui tenevo, erano brani dove volevo parlare di una certa cosa e quindi ho selezionato, mischiato ad altre canzoni che ho scritto veramente recentemente, tra cui Amore Infinito, dove le ho veramente mischiate e gli ho dato una forma. Quindi io sono pieno di canzoni, poi molte volte rimane soltanto una strofa, poi a un certo punto uno ci ritorna e scrive la seconda, poi no, ma non va bene, togliamoci una strofa, mettiamoci questo ritornello, quindi dipende. Ripeto, come dico sempre, non ho un ordine preciso, basta che funzioni, come diceva un film di Woody Allen. Senti, tra l'altro le tue canzoni sono scritte esclusivamente in italiano. Sì. Ecco, sì. Ora un genere musicale come il rock, matrice rock, forse... potrebbe suggerirsi una lingua più internazionale, in inglese. Ti faccio la premessa. A me piace l'italiano che, nonostante possa cantare il pop, il rap, qualsiasi genere musicale, il rock, abbia la scrittura in italiano. Quindi a me sfondi una porta aperta come scrittura in italiano. Perché la lingua italiana va rivalutata e comunque vada, è più facile da comprendere anche nel mercato nazionale, ma poi anche se lo dovessimo trasportare fuori dall'Italia, comunque la nostra lingua è sempre la lingua italiana. Ora, perché scegli la lingua italiana tu nei testi, tu personalmente? Semplicemente me l'avevano fatta tempo dietro, grazie per aver fatto questa domanda, perché era un sacco di tempo che mi dicevo perché non canti in inglese, ok? Perché scrivi in italiano? È perché sono italiano. Perché ho vissuto qua, ne conosco sapori, perché ne conosco l'ideologia, faccio parte dell'Italia. E quindi il mio modo di scrivere, infatti come ho detto, io a un certo punto c'è stato il periodo dove ho iniziato a capire come si scriveva una canzone in italiano, ho imparato dai grandi artisti, dai grandi maestri, e lì mi ci sono ritrovato. E la lingua italiana per me non è un limite nello scrivere, cosa che potrebbe essere nell'inglese, perché soprattutto come fai a parlare di Manchester se non sei mai stato a Manchester? Però è tutto possibile, cioè, questo non lo so. Quindi io sono nato in Italia, conosco gli italiani, conosco la mentalità ed essendo che mi sforzo di essere sempre testimone di quello che scrivo nel miglior modo possibile, anche se ci sono dei momenti dove mi sono state raccontate delle cose, però alla fine odori e sapori e musica italiana. Ecco, vedo questo tutto un rock italiano. Complimenti, anch'io sceglierei la lingua italiana per farmi comprendere o comunque per dare un'espressività alla canzone italiana o un senso al contenuto della canzone per farmi meglio comprenderlo, perché voglio giocare con le parole, come tra l'altro si può fare nell'ambito della composizione musicale, del testo della canzone. Quindi complimenti per aver scelto la lingua italiana anche in un genere dove molte persone avrebbero scelto l'inglese addirittura. Ma certo, è la cosa immediata. Esattamente. È una musica che ha una matrice
estera, come per esempio la trap, ce l'ha anche questo, eppure sta funzionando. Certo, certamente. Allora, ritorniamo alla musica, ritorniamo all'album Bianco di Matteo Principe con Scelgo. Non avrei mai voluto, ma il tempo passa e sono sempre qua. Tutto intorno a me cambia ed io no. Sentirsi messo in pausa da molto tempo ormai. Ma è giunto il momento, ora premo play. Scelgo me. Ho rimandato la paura e un cappio all'anima. Solo ora una cosa comprendo: il bene comune l'ho pagato caro prezzo. Tutto questo non ha senso. Cuore, testa, una sola direzione. Ma sono stanco di capire. Scelgo me, 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 scelgo me, questo mi basterà, scelgo me, questo non conterà, in quanto non lo so, ma so che chiedo, perché tanto mi dà tanto e tanto mi toglie. Ma quando tu patteggi con il mare, preparati a ingoiare chili, chili di sale. Io sono qui, ancora qui, esisto, respiro, sdraiato su un tappeto di stelle. La mia vita appartiene solo a me, non risolto, non felice, ma finalmente almeno per un secondo con l'illusione di pace, di pace, di pace. Appartiene solo a me, non risolto, non felice, ma finalmente, almeno per un secondo, con l'illusione di pace. E adesso ci spieghi questa ultima frase, perché scelgo, scelgo sicuramente, scelgo me, benissimo, l'abbiamo capito, ma adesso spiegaci come conclude il brano.
infatti dice la mia vita appartiene solo a me, non risolto, non felice, ma finalmente almeno per un secondo con l'illusione di pace. È proprio questo il fatto, che io sto scegliendo me, non nella forma più egoistica del termine, ma il fatto di scegliere se stessi per amare meglio anche gli altri, partendo da me, cercando di guardarmi, ascoltarmi un po' di più, perché la difficoltà sta sempre in questo. E non risolto, cioè nel senso dire ah, ho risolto tutto, che bello, adesso ce l'ho fatta, non felice, ah che bello, sono felice adesso, ma con l'illusione di aver trovato un minimo di pace che chissà quanto durerà. Quindi è molto realista come brano, cioè non è un brano che sicuramente è un po', forse è quello in cui ho usato di più nel disco, per strattonare un po' l'ascoltatore. Per a un certo punto sono stato delicato fino a un certo punto, e ha detto a un certo punto, adesso glielo dico, di provarsi a scegliere. Sei lì per farlo, provaci. Io come ho detto, non insegno niente a nessuno, gli artisti personalmente non insegnano niente, però io spero che possa essere un po' di portare un po' di conforto questo disco. Quello mi auguro, nel mio piccolo, nella maniera più umile possibile. Beh, messaggio arrivato, chiaramente. Speriamo che sia arrivato anche ai radioascoltatori, e poi l'interpretazione ovviamente soggettiva, tu ci hai dato la spiegazione di quello che volevi dire, poi al nostro radioascoltatore sarà arrivato in una maniera del tutto personale, quindi avrà capito quella che è la tua spiegazione del brano, ma la percezione personale è completamente differente. Senti, ma questi testi, adesso stavo pensando, no, a prescindere dalle domande, a parte le domande che volevo farti, prova un po' a tradurre il tuo testo in inglese. Non è semplice, Non è semplice, sarebbe bello. Beh, lo dicevo infatti tempo dietro, sarebbe bello vedere che cosa succede con un interprete, con una persona che lo sa fare, e vedere come cambia anche la percezione e anche il suono delle parole, perché comunque si potrebbe prestare, visto che la musica comunque ha questa matrice. E tanto comunque una cosa mi sono detto, mi rincuora il fatto che tanto le emozioni non verranno alterate, perché le emozioni non hanno tempo. Sì, è vero, hai ragione, non succede nulla, quindi penso che potrebbe essere una buona idea, chissà, sarebbe bello poterlo fare. No, Matteo, nel futuro non si sa mai. Certo, lasciamo aperto a tutto, no? Aperto tutte le porte possibili e immaginabili. Assolutamente, anche lì quando si firma, benissimo. Esatto. Senti Matteo, ma spiegaci come funziona. Adesso hai detto come scrivi la musica e i testi, molti per esperienza personale, molti così sulla lettura di libri o sull'ascolto di trasmissioni televisive, ad esempio, un'iniziativa, ispirazione. Ma insieme ad Alex Catania, come vi amalgamate? Cioè, lui suona la chitarra, tu arrivi alle prove con lo spartito, con una base, quantomeno una base primaria, insomma, grezza, e poi come si evolve la questione? Ottima domanda. Io sarà che molte volte nasce veramente dall'improvvisazione. Alex mi fa sentire, come in alcuni brani scritti, senti che bel giro, e io a un certo punto inizio a farmi contaminare da quello che sta facendo, mi dà un certo tipo di emozione, inizio a scrivere qualcosa. A un certo punto non è chiaro quello che sto scrivendo, e a un certo punto, non lo so, mi succede che sarà il flusso di coscienza, so esattamente quello che sto scrivendo, cioè c'è il punto. Poi che io lo capisca o meno, questo non lo so, come dicevo, alcune canzoni le ho capite di diverso tempo dopo, ma è come se il brano uscisse. E penso che sia una questione di alchimia e di energia tra me e lui. Difatti, tra la musica e le parole. Sì, lui è una persona che ha un mondo musicale incredibile. Io molte volte lo ascolto, cioè, mi faccio, ripeto, ispirare, contaminare, ed escono fuori queste canzoni. Non mi è chiaro neanche a me, a dire la verità. Beh no, è una bella cosa, perché comunque vada, lui arriva con la chitarra, oppure con un riff di accordi che te li sottopone, e poi si evolve tutto il brano, ovviamente, oppure al rovescio, parole tue e la musica poi
è Alex che l'aggiunge. Beh, sì, sì. Sarebbe molto bello stare nell'ambito della sala prova per vedervi come si fa. C'è qualche influenza da parte di Alex sui testi, oppure tua sulla musica di Alex, sul riff di chitarra, sugli accordi di chitarra? Penso, non lo so, penso che forse io lo possa influenzare col fatto che noi come persone cerchiamo di descriverci con le parole, quindi io vedo la musica personalmente come l'universo, no? Il tutto, cioè quello che ci sta intorno, e noi come esseri umani le parole, quindi in qualche modo io do la parola a lui si fa contaminare da me, si fa ispirare da me e forse mi viene dietro, forse mi viene, vado dietro lui e succede e questo. Così, quindi arriva, e arriva la canzone, arriva il brano. Arriva lì. Bello, fantastico, è un'alchimia proprio perfetta a questo punto. Senti, ma quando dovete suonare dal vivo, utilizzate altri musicisti per accompagnarvi? Chiaramente chitarra, è vero che hai fatto un video chitarra e voce ed era una cosa meravigliosa. Uno strumento, la chitarra elettrica come la suona Alex è fantastica e poi la tua voce ha riempito. Però nei live ci sono altri personaggi, altri amici vostri? Assolutamente, c'è stato il momento dove sentivo proprio l'esigenza di creare un gruppo anche in vista finalmente dei live, che ho atteso tantissimo. E allora a questo punto ho formato un gruppo che si chiamano i The Bang, perché volevo una band ma volevo anche una gang, l'ho riuscito Bang, è uscito così, con Alex Catania, chitarra e tastiere, Gianluca Esposito alla batteria e Luca Carlone al basso, che mi accompagnano dal vivo. Quindi questi personaggi siete in quattro dal vivo? Siamo in quattro, sì, siamo in quattro. Chi è il più folle del gruppo? A parte il frontman che sei tu, ma chi è il più folle del gruppo che si diverte di più a sbattere, che ne so, la chitarra no, beh, per terra perché poi costerebbe troppi soldi, ma chi è il più folle? Penso che sia proprio Alex che mi viene, che penso siamo noi due in qualche modo. Io mi rendo conto che io sono una persona riservata, sono anche su certi aspetti anche timido nella vita. Sul palco io non so che cosa succeda, mi esce proprio l'animale. Guarda, che sei timido noi non l'avremmo mai potuto pensare. Che comunque vada, è una trasmissione meravigliosa, stai colloquiando con me in maniera molto tranquilla, molto serena, di timidezza non ce ne siamo accorti, però non lo so, nel tuo intimo è possibile, certo. Non lo so, e forse perché, non lo so, nel ruolo di cantante mi sento a mio agio, forse non... Ok, nella vita privata nella vita è tutta personale, un'altra cosa, va benissimo. Quindi adesso tu sei nel ruolo di cantante, è chiaro che non sei timido, non sei riservato, ma esponi tutto quello che vuoi raccontare della tua musica. Allora, sentiamo un po' di musica, Foxy, noi siamo pronti, 20 anni per sempre. Anche qui è un tema sentimentale? È un tema romantico? Sì, assolutamente, è anche un augurio. È un augurio, anche un augurio, sì. Una speranza, un augurio, quello che è. Poi ce la racconti in maniera... Adesso sentiamo il testo, sentiamo anche la musica con la chitarra elettrica di Alex Catania e la voce di Matteo Principe. I'm
Vent'anni per sempre, bella l'intro col pianoforte, fantastica. Scritta da te l'intro? O è nata così? O è nata così nella sala prove? È nata così nella sala prove, assolutamente. Lì c'è le dita magiche di Alex, devo dire. Anch'io anche sul pianoforte, Alex. Sì. Allora, io strimpello il pianoforte, molte volte mi capita di suonare anche live, ma diciamo che è Alex in questo frangente suona e si sente, ecco. Bello, complimenti. Avremmo voluto fare delle domande ad Alex, ma sarà la prossima volta, magari al ritorno da Sanremo il prossimo anno, vincitori del Sanremo Rock, ma magari, e poi sentiamo pure Alex. Comunque, fantastico quell'intro con il pianoforte, è bello, veramente bello. Come ti dicevo, in rotazione su Stazione 41 i tuoi brani. Allora, Matteo, questo album composto da 10 brani, una domanda così, il pezzo che ti può ricordare il momento più romantico? Bianco, proprio l'ultimo brano. L'ultimo brano che sentiamo e che conclude l'album. Perché? Era un momento bello, personale della mia vita e in quel periodo, tra l'altro questo brano Bianco è l'unico non scritto con Alex, ma con Stefano Francia, che saluto, che è un compositore, e in quel periodo ci sentivamo, io gli dicevo che stavo bene, era veramente un bellissimo periodo, lui mi aveva fatto sentire dei lavori che stava portando avanti e ascoltai questo pianoforte, diciamo quasi tendente come Ludovico Einaudi, ecco, questa cosa mi era piaciuta tantissimo. E ho scritto quel che ho scritto e mi sono reso conto che non era una canzone, era una poesia sonora. E mi sono lasciato prendere, a un certo punto poi addirittura quel brano non è rimasto lì tanto tempo nel cassetto e ho cercato in qualche modo di creare sotto forma di musica un'istantanea di quel momento. Era un momento veramente strano perché non era successo nulla. Non so se vi è mai capitato che a un certo punto, dopo un lungo periodo, vi sentite bene. Così. È come se si fosse riassorbita una ferita. Dove da un momento dove facevi fatica anche a sentire qualcosa, a un certo punto, paf. Eccoci di nuovo, ci sono di nuovo e quindi ho scritto Bianco. Ma Bianco è il titolo del brano che dà il titolo all'album o è viceversa? Allora sì, infatti Bianco è stato che il brano ha dato il titolo poi all'album. Ho voluto dedicare a questa canzone tutto, diciamo, l'album, perché lo vedevo come un concept questo disco e quindi mi sembrava carino e bello dargli questa conclusione, diciamo era un percorso, questo disco per me è un percorso, certo, fino ad arrivare alla conclusione a Bianco. E il brano che Matteo canta sotto la doccia mentre si fa la barba? Non è uno dei miei. Ah, non è uno dei tuoi? No, non è uno dei miei. E no, qual è che canti allora? Qual è che ti rimane impresso? Allora, in questo periodo, per esempio, sto ascoltando molto PJ Harvey, che non so, che è un artista statunitense, oppure potrebbe, sono un grandissimo fan dei Soundgarden, quindi di Chris Cornell, quindi tutto l'aspetto grunge anni 90, quindi sono tante. Poi posso spaziare, posso andare dal cantautorato di Tom Waits, o che ne so, per dire, a Cocchi e Renato, dipende dalla giornata, dipende da come mi sveglio. Dipende da come ti senti, piede sinistro o piede destro, non si sa. Esatto, quello sinistro, quello giusto, come dice Morgan. Quello sinistro, quello giusto. Senti, il primo album che hai acquistato nella tua vita musicale? Mi avete fatto tornare un ricordo, ero sulla linea 18 qui a Torino e stavo andando dal dentista con mia mamma. E mi ricordo che mia mamma mi aveva accompagnato, avevamo fatto una fermata e ci eravamo fermati in un negozio di CD. E all'epoca io già ascoltavo i Deep Purple, poi ero fan, e a un certo punto presi un disco, mi era piaciuta la copertina, che poi alla fine mi sono reso conto che era un greatest hits, che si chiama Early Days, se non sbaglio, dei Led Zeppelin. Quello è stato forse il mio primo disco che ho comprato. E lì è stato un altro... Altro amore.
altro amore, perché lì da Ian Paice dei Deep Purple a John Bonham dei Led Zeppelin, quindi Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, e lì è iniziato l'amore. Io, cioè, mi ricordo che a 16 anni andavo vestito, avevo i capelli lunghi, la giacchetta, i pantaloni scampanati. Quindi... Ah, Led Zeppelin, a modi Led Zeppelin. Sì, sì, no, e infatti diciamo che l'ho visto un po' così dai miei amici dell'epoca. E vabbè, ognuno ha le sue tappe fondamentali nella sua vita, no? Se l'amore era la musica, era quella, e quindi è evidente che comunque ti ha preso. Allora, una canzone più... Allora, però delle tue, adesso Matteo, delle tue. La canzone più energica, più forte. La parte migliore, la parte migliore. La parte che... migliore che dobbiamo ancora ascoltare, che sarà il penultimo brano. Quindi questa è energica, è forte. Sì, ti dà, cioè, energia. Emotivamente è forte, emotivamente è molto forte. Però potrebbe anche essere Leggero, in verità, che è un altro brano sempre del disco. Invece il pezzo che ti descrive maggiormente? Ah, 20 anni per sempre. Sì, 20 anni per sempre. 20 anni per sempre. E... sì. Leggero è il brano che ascoltiamo adesso, tratto dall'album Bianco. A volte penso che basterebbe alleggerire il carico. Carico dell'anima. A volte penso che basterebbe rallentare un minimo per vivere più tempo quell'attimo, godersi il viaggio come nuvole. Loro sanno di esser liberi, soltanto volare come io e te. Mi fai sentire leggero, 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 in questa notte magica. Mi fai sentire leggero, 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 in questa notte unica.
e vola via con me. Eccoci tornati in diretta con Leggero, Leggero, Leggero. Bella la chitarra, questa anche in acustica è fantastica. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Non soltanto con la chitarra elettrica, ma è soltanto la chitarra potrebbe comunque reggere con la tua voce. Raccontaci di questo pezzo, Leggero, che significa Leggero? Proprio sì, sì, assolutamente, un invito a prenderci anche meno sul serio, essendo che comunque questo è un disco dove si trattano temi molto forti. È un brano dove forse non dovremmo essere tanto così duri, ma è strettamente collegato anche sul fatto che andiamo bene così, con tutti i nostri perfettissimi difetti, e quindi di goderci un pochettino più la vita. E poi ho inserito anche parte quando si incontra una nuova persona nei primi istanti, poi dipende anche dopo, ci si sente un po' più leggeri, ecco, diciamo così, un po' più questo è compito dei sentimenti, ecco. Quindi è un duple fase, è un invito a non prendersi tanto sul serio, ma è anche a vivere anche con momenti dove incontri una nuova persona e a essere un po' più tranquillo. Ecco, esattamente, quindi il termine scialla potremmo anche dirlo tranquillamente, no? Insomma, esatto, scialla un po', insomma, non si solito pesante, esatto. Noioso, sì, un po' leggero, ecco, tranquillo, vivi la vita con tranquillità, giusto? Esatto. Senti Matteo, che ruolo ha la musica nella tua vita? È fondamentale, fondamentale, perché sento di esprimermi per quello che sono, quello che faccio attraverso la musica. Difatti, dopo che ho scoperto, a prescindere dalla passione proprio per la musica in sé, quando ho scoperto la scrittura ho scoperto anche un pochettino un po' più di me, di come forse la penso e quante cose ancora cambieranno col tempo. Però per me è fondamentale perché è una ricerca, e la musica mi ha sì accompagnato e mi sta aiutando a scoprirmi. E come vedi Matteo fra 10 anni? Bella domanda, non lo so, io spero e mi piacerebbe essere a un punto della vita dove sono in piena attività musicale, dove scrivo le mie canzoni, dove c'è il mio tour personale, e a un certo punto mi piacerebbe, col tempo ovviamente questo, poter dare una mano ai ragazzi emergenti o chi vuole intraprendere questo mestiere e provare a insegnare quello che ho imparato in tutta la carriera. Certo. Certo, bella cosa. E un consiglio che daresti a un giovane che vuole iniziare adesso l'attività di cantante, di musicista, quale sarebbe? Premetto che non mi piace dare consigli da questo punto di vista, però se proprio lo devo fare, do il mio consiglio. Vabbè, metti caso che viene un ragazzetto di 15 anni, 16 anni, 17 anni e ti dice io vorrei cantare, vorrei iniziare a suonare, a cantare, a comporre qualcosa di mio. Dammi un consiglio. Allora, se si tratta di musica inedita, assolutamente, o comunque di musica di per sé, dico divertiti, quindi se ti diverte, fallo, assolutamente. Poi se a un certo punto ti scatterà il fatto di voler scrivere qualcosa, non aver paura di scriverlo, né di raccontarlo, lascia stare le ricette di come si devono fare le cose, fai quello che ti risuona dentro, perché è la cosa più importante. Non si sa poi come andrà, se poi questa cosa, se una delle ambizioni, perché poi il problema sono sempre le ambizioni, perché uno può anche fare musica ma essere tranquillo, fare un altro tipo di lavoro, però intanto esprimiti, se fai quello che ti risuona dentro, infatti risuonare dentro, no? Come se ci fosse una musica dentro di noi, falla uscire fuori. Poi, anche perché penso che se sei bravo o se sei brava e hai i numeri, le persone lo capiscono, ma non soltanto gli addetti ai lavori, certo. Anche la casalinga. Certamente. Può capire benissimo se... Sono d'accordo con te. Perché soprattutto la casalinga non ha nessun problema a dirti, l'ascolta senza pregiudizi. E senti, a parte della casalinga, ma il tuo critico o la tua critica
donna, uomo che sia, primaria, chi è? Tu fai sentire le canzoni a qualcuno prima di pubblicarle? C'è qualcuno che ti dice sì, mi piace questa canzone, è forte, è incisiva, può andare? Allora, il fatto che scrivendo con Alex, che è il mio collaboratore, in qualche modo ci confrontiamo, ma non ci fidiamo in quel caso, perché potrebbe piacere soltanto a noi. Esattamente, sì, certo, allora, questo potrebbe essere, no? Alle persone, ai nostri amici vicino, cosa ne pensi? Ti piace, non ti piace, come ti sembra? Però ho imparato nella vita che, anche se mi dicono, ma non lo so, piace a me. È per me, cioè nel senso va bene lo stesso, però ovviamente sono aperto ai punti di vista diversi, al collaborare, al mettersi in discussione, a riaprire il cuore di una canzone, a rivederla, però il metro di misura sono sempre quello che mi risuona dentro, dico forse va bene così, perché è quello che io sento dentro. Certo, è evidente. Poi, questo è quello che tu senti, no? Quello che ti ha ispirato, che ti ha portato a scrivere quella canzone, quel testo o quella musica. Assolutamente, anzi, quando l'ho fatto di non ascoltare me stesso, ho fatto canzoni che non mi sono piaciute. Cioè, quindi l'ultima parola è sempre la tua. Perfetto. Alex, diciamo così. È giusto che sia così. Tra l'altro le canti tu, le canzoni le scrivi tu, quindi è l'ultimo a decidere, sei sempre tu. Se qualcosa non va è colpa tua, se qualcosa va è favore tuo, è merito tuo. Esatto. Ma le prendo io la colpa, va bene. Esatto. Qualche traccia di te, il terzultimo brano di questa sera, anche perché siamo arrivati alle 23 e 39 minuti primi. È notte, non riesco a dormire, spengo l'ultima sigaretta nei ricordi, in questa casa che ora non sento più mia, la mia mente vaga e vola via, è già mattina, è stato strano quel giorno alzarsi in piedi poi cadere giù, il nostro mondo, il nostro sogno, tutto questo non ha retto più, e fino in fondo ora andrò cercando le parole giuste per non dimenticare mai su questo foglio così bianco, trovare un modo per riempirlo di quell'amore. Qualche traccia di te. Qualche traccia di te. Coraggio, puoi farlo anche tu, basta solo ricordarti chi sei. E scenderò le scale a piedi nudi, correrò finché nel mio petto non batterà forte il cuore. Non pensare a quello che non hai, ma concentrati su quello che verrà.
qualche traccia di te, qualche traccia di te. Qualche traccia di te, e qui siamo andati sul romantico, Matteo, eh? Bella questa canzone, devo dire che bella. Senti, ma ti sei ispirato a qualche cantante? Cioè, ti riecheggia più che ispirato, ovviamente ognuno ha uno stile personale e Matteo ha uno stile, devo dire che è uno stile personale, però ti riecheggia qualcuno come per dire mi piace, mi piacerebbe, oppure ascolto, ho ascoltato molto da avere delle contaminazioni anche nella voce o nella musica di qualcuno? Ma forse nella musica italiana, perché molte volte penso, io ascolto tantissime, ho tantissimi punti di riferimento, riferimento musicali, però non lo so, quello che forse in qualche modo ha contaminato, per esempio qualche traccia di te, parlando di una canzone a caso, la musica degli After Hours, Manuel Agnelli, per dire. Sicuramente è un artista che mi ha ispirato molto nel rock italiano, ma come i Vecchi Timoria di Francesco Renga, ecco, quando c'era, certo, lui alla voce. Quando c'era lui, certo. Tutto il rock italiano di per sé, però diciamo che non c'è un... la mia esigenza, come dicevo, è esprimermi, quindi non lo so, non saprei rispondere precisamente a questa domanda. Allora, aggiorniamo i messaggi. Maria Luisa Cannino ti saluta e ci fa una bella immagine di un cuore con una cuffia, bellissima. Giorgio Ranieri, buona serata ragazzi. Ancora Giorgio Ranieri, complimenti a Matteo, ha una bella voce. Ma questo non lo scopre Giorgio adesso, l'abbiamo scoperto tutti che ha una bellissima voce, e l'abbiamo sentita soprattutto in qualche traccia di te, che hai una voce fantastica, quindi complimenti. Avevamo detto che questa sera terminavamo il nostro appuntamento, i nostri appuntamenti di Music Room prima dell'estate 2023, per poi riprenderla nell'autunno del 2023 con il botto. Abbiamo chiaramente concluso con una bellissima musica, quella di Matteo Principe. Ora Matteo, la parte migliore di te, cioè la parte più rock dell'album, la parte più dura, più energica, possiamo dire? Sì, ci può stare, sì, diciamo che è uno sprono a tirare fuori la nostra parte migliore, nel senso a lanciarci, è tutto il disco un invito, uno sprono ad avere coraggio, ma sono il primo io a dirmelo tutti i giorni, ecco, perché il fatto che io dicevo di essere timido, ecco, non è a caso, e quindi io mi sforzo di provare a fare del mio meglio tutti i giorni. Delle volte mi ci riesce, delle volte no. Forse dai testi si può comprendere la timidezza che hai dietro e che vorresti superare dai testi. Però chiaramente i testi poi li senti, la musica insieme alla chitarra, insieme al piano, insieme a tutto il gruppo chiaramente, perché in questo caso qui suoni con altri personaggi, oppure siete sempre voi due che vi alternate con gli strumenti nelle registrazioni? Nel disco siamo io e lui, io e... Beh, complimenti allora in due, soltanto in live vi collaboro, soltanto in live. Questo disco è stato registrato da Matteo Principe e da Alex Catania. Allora, ascoltiamo il penultimo brano e poi ci salutiamo con la parte migliore. Perfetto. Vado via di qua, non so dove mi porterà. Ma una cosa so, così non si può, così si può, oh no, così non si può.
così non si può. Quella guerra dentro si fa sentire ogni tanto, e poi ci perdiamo nella città. Come matti in cerca di qualche verità. Bevi, se ti consola bevi, e fuma per perdere quel filo di voce, per urlare il tuo canto, quel canto così libero, così solo tu. Trova uno spazio tranquillo, lontano da ogni distrazione. Ora siediti e rilassati. Fai un respiro profondo. Inspira. Espira. Tira fuori la parte migliore di te. Te. E con questo invito alla parte migliore di te, tra l'altro salutiamo anche Maria Luisa Cannino che dice è il pezzo che adoro, e Giorgio Ranieri, vi auguro buone feste, e lo auguriamo anche a loro. E soprattutto auguriamo a te Matteo un grande successo. Grazie, in primis grazie. Già a partire da ottobre, no? Con le finali rock all'Ariston di Sanremo. Sì, sì, Sanremo Rock, da settembre, quindi noi ti seguiremo e faremo tifo per te. Matteo, vuoi lasciarci i tuoi indirizzi social in modo che tutti i radioascoltatori possano prendere appunti e sentire le tue canzoni? Assolutamente, allora mi trovate sia su Spotify come Matteo Principe o su tutti i digital store, quindi Apple Music, anche su YouTube.
come social invece Facebook come Matteo Principe e invece su Instagram Matte P con due underscore davanti e mi trovate. Perfetto. Questa trasmissione, io vi ricordo, la potete riascoltare sul nostro podcast di Stazione 41 o attraverso la pagina Facebook dove riposteremo l'appuntamento di questa sera. Potete condividerlo tranquillamente con i vostri amici per sentire la musica di Matteo Matteo, e soprattutto il nuovo album, il primo album dal 5 maggio in digitale su tutte le piattaforme, intitolato Bianco. Abbiamo concluso anche questa sera. Io ti ringrazio, ti abbiamo stressato un po', è durata un po' tanto, però abbiamo sentito tutte le tue canzoni e abbiamo spiegato soprattutto il significato dei brani, dei singoli brani, ma anche dell'album nella sua interezza. Grazie davvero per l'invito, grazie mille. Grazie a te Matteo, ti auguriamo tante belle cose e magari il secondo album, tu comunque scrivaci perché noi vogliamo sentire il tuo rock ancora una volta con i tuoi pezzi inediti, col tuo nuovo album. Quando tempo ci vorrà, ci vorrà. Noi, tu sai che noi siamo qui e siamo pronti ad ospitarti. Grazie, grazie mille. Grazie Matteo. Ricordo soltanto una cosa, che noi ci risentiremo a settembre. Quindi grazie Foxy per la regia in tutte queste puntate. L'appuntamento è a settembre. Ricominciamo una nuova stagione di Music Room con altri gruppi, con altri generi musicali, con tutti i generi musicali possibili nel campo della musica internazionale, nazionale e internazionale. Qualsiasi genere musicale lo potrete ascoltare su Music Room. E se volete partecipare a Music Room, scrivete su live@stazione41.it. Da domani potrete ascoltare questo appuntamento su Spreaker, su YouTube, su Spotify, sulla pagina di Facebook, su Mixcloud, su Twitch e su Telegram. Grazie a tutti, buona musica, soprattutto buona musica, buonanotte a tutti, grazie a Foxy, grazie a voi tutti, un saluto e un abbraccio da Max Ventura, ci sentiamo a settembre. Ah, dimenticavo, sentiamoci questa poesia, l'ultimo brano di Matteo Principe con Bianco, che dà il titolo all'album e che tra l'altro è una poesia. Buonanotte! Buonanotte! Oggi ridipingo la mia capo di un solo colore. Bianco. Sì, di bianco. In modo tale che possa entrare più luce possibile, fino ad illuminarla tutta, da raggi immacolati che raggiungano il mio petto, fino al mio cuore. Brillerà. 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 Rumore di campane in lontananza. Bambini che giocano a pallone nel cortile. Quel frastuono di euforia giovanile, così mancato, così sperato. Una coppia di anziani amanti pranza sul balcone. Musica di un pianoforte riccheggia nell'aria. Mille emozioni mi rimbombano dentro, che non riesco ancora a distinguere. Ma non importa. Non importa. Non importa. L'importante è che ci siano. L'importante è che io le senta. Finalmente. Un po' di pace. Avete ascoltato Music Room, tutta un'altra musica, pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Stazione 41.